Buonasera, salve a tutti. Ciao, ricomincio allora Leggerofobia e io ricomincio con i miei aggiornamenti dalla guerra alle droghe e dalle strategie e dalle politiche sulle droghe. Siamo andati un po' oltre col programma precedente e quindi facciamo una puntata un pochino più corta in maniera da rimanere poi in orario col resto del palinsesto. Alle 10 in punto poi vi rendo la linea, spero di riuscire a seguire la chat. Sono come sempre a casa mia, come sempre con lo sfondo delle nostre piante di cannabis che ogni volta facciamo vedere e che sono proprio tradizionali di Leggerofobia. Le abbiamo sempre avute con noi nel corso dell'anno, infatti ci sono ancora e resteranno con noi ancora a lungo, non tanto perché sono quasi mature, ma insomma resteranno ancora un po'. Allora, durante l'estate, per cui è tanto che non ci sentiamo, mi chiede americano una pianta di marijuana. Sì, è una pianta di marijuana, una pianta di canapa, a dire la verità, più esattamente è una pianta di canapa. Allora, essendo rimasti molto indietro, diciamo che c'è tanta roba da dire, tante cose da dire, si stanno muovendo molte cose e cominciamo un po' da uno sguardo un po' internazionale e quindi dal Sud America e dal Centro America, dove si stanno muovendo, a parte che è uscito il secondo rapporto della Global Commission, che è tutto incentrato su come la guerra alle droghe poi riesca a incrementare come effetto negativo anche l'aumento della pandemia di AIDS. E viene analizzato in 25 pagine di rapporto, peraltro molto interessanti. Io le sto traducendo e poi saranno presto online sul mio blog, che è antiproibizionistiradicaliblogspot.com, e si analizzano le varie maniere nelle quali appunto la guerra alle droghe riesce a incrementare la pandemia di AIDS e di HIV, invece che quindi le leggi vigenti alle droghe, un po' quella che è la strategia ONU e quella che è stata la strategia mondiale negli ultimi 50 anni, oltre agli altri danni che ha fatto, oltre a non essere riuscita in nessun modo a diminuire il consumo, che poi era lo scopo che si era posta, e fra gli altri danni c'è anche questo, in primo luogo perché naturalmente le persone che vivono la condizione di clandestinità hanno molta difficoltà a rivolgersi ai servizi sociali, a rivolgersi ai servizi sanitari per la paura naturalmente di essere segnalati ed eventualmente poi incarcerati e di dover subire le conseguenze dei loro comportamenti, per cui tendono a restare clandestini e a mettere in atto anche magari metodi di assunzione più a rischio rispetto a quello che potrebbero fare se fosse più curato l'aspetto sanitario rispetto a quello della sicurezza. E questo è un po', diciamo, il nocciolo del secondo rapporto della Global Commission, anche attraverso altri meccanismi naturalmente, ma poi ne parleremo appena abbiamo pronta la traduzione completa, facciamo magari una puntata apposta dedicata proprio a questo argomento. Quindi nel Centro America e Sud America si è mosso naturalmente questo aspetto di appunto riflessione e dibattito per riuscire a uscire da quelle che sono state le strategie degli ultimi 50 anni, anche ci sono molti paesi che si stanno muovendo verso le leggi di legalizzazione, e questo accade sia in Uruguay, per esempio, che in Cile, poi vedremo le notizie una per una, però dall'altra parte c'è anche naturalmente quella che è la guerra alle droghe che continua nelle sue azioni, e quindi si sentono ogni tanto queste notizie eclatanti, voi ne ho scelte qualcuna che sono interessanti, perché sono un po', si ripetono un po' tutte uguali, ci sono altre notizie che si ripetono un po' tutte molto simili. E quindi partiamo dalla prima: Blitz in Messico, preso Costilla, narcotrafficante da 5 milioni di dollari. La Marina Militare Messicana ha catturato Costilla, detto il COS, il capo del cartello del Golfo. Vedo che il video è sparito, ma non, forse sono io che non lo vedo più. Uno dei narcotrafficanti più ricercati del paese. Secondo i media locali, Costilla è stato arrestato a Tampico, nel nord-est del Messico, dove operava il cartello. Questo viene detto come uno dei, diciamo, viene descritto come una persona, un grande narcotrafficante, una persona di alto profilo, tant'è vero che il Dipartimento di Stato americano aveva offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per la cattura del boss. L'arresto segue altre operazioni di alto profilo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, sferrata dal presidente Felipe Calderón. La settimana scorsa la Marina Militare Messicana aveva arrestato un altro dirigente del cartello del Golfo, Mario Cardenas, detto Pazzo, nello stato di Tamaulipas, nel nord-est, dove è stato preso anche Costilla. E questa è una delle tre notizie. La seconda è questa: arrestato in Venezuela El Loco,
L'ultimo signore del narcotraffico, e qui abbiamo un'altra figura simile a quella che abbiamo visto prima, che viene descritto come persona importantissima nell'ambito del narcotraffico locale, Daniel Barrera, 50 anni, era uno degli uomini più ricercati. Sulla sua testa c'era una taglia milionaria. Camminava da solo per strada come una persona qualunque, e quando l'hanno circondato e bloccato non ha opposto resistenza. Lui che era soprannominato El Loco, il pazzo, per le folli reazioni che è capace di avere. Adesso, uno dei più ricercati trafficanti di droga colombiani, non è più un uomo libero, è finito in manette in Venezuela. Alla cattura hanno partecipato le autorità locali, ma anche la CIA e l'intelligence britannica. Lo ha annunciato molto soddisfatto in una conferenza stampa il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Sulla testa di Barrera, che con la sua organizzazione regnava sul flusso di cocaina verso gli Stati Uniti e l'Europa, c'era una doppia taglia: 5 milioni di dollari nel Regno Unito e 2,7 milioni di dollari in Colombia. El Loco è il terzo signore della droga colombiano a finire in carcere negli ultimi 12 mesi. Prima di lui è toccata Diego Perez Henao, 41 anni, il 3 giugno, e a novembre era stata invece la volta di Maximilian Bonilla Orozco, 39. Su entrambi pendeva una taglia di 5 milioni di dollari. La terza notizia, anche questa è abbastanza simile, e si parla di Griselda Blanco, 69 anni, alias La Dama o La Padrina, colombiana, e di Mario Cardenas, detto il gordo messicano, e il gordo sarebbe il grasso, leader del cartello del Golfo. Due personaggi con un punto in comune: il traffico di droga. Ora le loro strade criminali hanno incontrato un epilogo. La Blanco non c'è più, liquidata come tante delle sue vittime, e Cardenas invece è stato arrestato. E quindi vediamo come vengono, praticamente queste sono notizie tutte delle ultime 2 settimane, come vengono pubblicizzate queste notizie, come se fosse praticamente stato sconfitto il narcotraffico attraverso questo tipo di arresti, quando poi invece sappiamo benissimo, come faceva notare il rapporto della Global Commission anche l'altro anno, che questo tipo di arresti sono, diciamo, lasciano un po' il tempo che trovano, perché preso una persona, un po' come l'idra dalle 9 teste, preso uno di questi, ce ne sono altri 10 che sono pronti, anzi, a volte ben felici di prenderne il posto, e quindi praticamente non è che con questo tipo di arresti e di operazioni, certo, per carità, va benissimo arrestare i narcotrafficanti, ci mancherebbe, però non è certo che queste operazioni abbiano poi gli effetti miracolosi che vengono contrabbandati in questi articoli, nei quali appunto si pubblicizza l'ultimo signore del narcotraffico, il maggiore narcotrafficante di tutta la zona. E poi in realtà non è cambiato niente, nel senso che a tutt'oggi uno poi va in quei posti e la situazione non è cambiata per niente rispetto a prima dell'arresto di questi signori, e quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Però diciamo che fa parte della strategia che viene messa in atto appunto dai proibizionisti, e che ci tengono molto a far sembrare praticamente che loro sono efficientissimi e riescono attraverso questi arresti. Poi l'obiettivo che siamo posti era quello di far diminuire il consumo e l'offerta della droga, invece non è diminuito né l'uno né l'altro, anzi, negli ultimi 50 anni, nonostante, o forse addirittura a causa delle strategie sulla droga, sia il consumo sia l'offerta è enormemente aumentata, e poi con tutti gli effetti poi secondari che noi sappiamo benissimo e che andiamo avanti ad illustrare ormai da mesi, se non da anni. E tant'è vero che, restando sempre in Centro America e in Sud America, abbiamo appunto l'approfondimento sull'Uruguay, perché in Uruguay, questo è un articolo tratto proprio da una rivista di geopolitica, la marijuana in Uruguay sarà un monopolio di Stato, cioè ci sono delle spinte in Uruguay come in altri paesi, e il presidente uruguaiano José Mujica, che poi è un personaggio veramente particolare, che diciamo che ha inaugurato un suo stile di governo in cui lui gira con una Volkswagen tutta scassata, prende 800 euro di stipendio, e diciamo in qualche modo è fortemente populista, ma anche nelle azioni che intraprende tutti i giorni, nella vita che fa lui personalmente, ha annunciato la creazione di un monopolio di Stato sulla produzione della marijuana per ridurre la criminalità. Quindi lo scopo che lui si propone è ridurre la criminalità, e a questo scopo vuole creare proprio un monopolio di Stato e una semina di settembre, che dovrebbe rendere disponibile la marijuana di Stato entro marzo. Ci sono naturalmente reazioni contrastanti in Uruguay su questo argomento, per cui il congresso di Montevideo sta ancora discutendo i particolari, tra i quali la dimensione di 150 ettari, queste sono le dimensioni indicate dal presidente Mujica,
E lo stesso Mujica ha inoltre espresso l'esigenza di evitare che l'Uruguay diventi meta di un turismo di tossicodipendenti o comunque di consumatori, perché naturalmente si pone lo stesso problema che si è posto in Europa con l'Olanda, che poi se in Uruguay alla fine fosse monopolio di Stato veramente la cannabis, si potrebbe rischiare che tutti gli abitanti, specialmente i ragazzi, perché poi alla fine è un po' così, dei paesi vicini sarebbero tentati poi di andare a passare il weekend, fine settimana e fare un po' diventerebbe un po' il punto d'aggregazione di tutti i consumatori della zona, e quindi questa è una cosa che loro tengono presente naturalmente, e il progetto mira infatti a risolvere i problemi che ci sono fra di noi, cioè in Uruguay. La maggioranza di sinistra sembra abbastanza compatta, e anche dall'opposizione di centrodestra arrivano alcuni consensi. Questo è successo anche in Cile, dove sia la schierda sia la sinistra, ma anche la destra, anche diversi esponenti di centrodestra, stanno cominciando ad aderire a questo tipo di visione in cui si potrebbero tentare degli esperimenti un po' diversi da quella che finora è stata la politica, che più che altro si è sempre basata sulla repressione giudiziaria dei piccoli spacciatori e dei consumatori, su azioni di polizia e su un'assoluta noncuranza di quelli che sono invece gli aspetti sanitari e sociali. C'è un po' un'inversione di tendenza che coinvolge sia persone della sinistra, maggiormente persone della sinistra, ma anche persone di centrodestra. Il sito che il governo dell'Uruguay ha aperto per difendere il suo progetto di marijuana di Stato, per esempio, esibisce l'approvazione del deputato Luis Lacalle Pou del Partito Nazionale Bianco, che è un partito del centrodestra. E quindi l'opzione antiproibizionista sta per passare, si dice in America Latina, dal dibattito alla sperimentazione. Naturalmente poi ci sono l'approvazione di Vargas Llosa, il premio Nobel per la letteratura, che fa parte anche della Global Commission, e quindi naturalmente dalla sua approvazione, e spara zero invece contro, normalmente spara zero contro i governi di sinistra latinoamericani, ma in questo caso invece si trova in pieno accordo con questa proposta. Il primo a parlarne, qua dice questo articolo, è stato il presidente di destra guatemalteco Otto Pérez Molina. In realtà il primo a parlarne, chissà, si perde nella notte dei tempi, comunque il primo a parlarne, diciamo, per quella che è stata un po' quella che è una rivoluzione sudamericana e centroamericana rispetto alle droghe, sono stati appunto i nostri famosi tre ex presidenti di Messico, Colombia e Brasile, e che sono poi i primi tre che hanno fatto un appello già nel 2008, ma già precedentemente c'erano state voci da loro che si erano fatte sentire e che hanno fondato poi Droga e Democrazia, che ha prodotto poi la Global Commission. E qui dice invece che il presidente di destra guatemalteco Molina prima a parlarne, in realtà ora nelle ultime riprese di questo dibattito si è elevata la sua voce, mi sembra proprio all'inizio di quest'anno. In compenso, il ministro dell'interno del governo di sinistra venezuelano ha unito la propria voce a quella del presidente di destra colombiano, Santos, per chiedere che una misura del genere non sia presa in modo unilaterale, dal momento che la lotta al narcotraffico può avere successo soltanto se condotta su scala regionale. Questo nonostante che Santos, insieme a Calderon, fosse sembrato all'inizio favorevole alla provocazione di Molina. Cioè, ancora le cose sono parecchio discusse, però si cominciano a registrare le prime tendenze. Ora, come reagisce poi la DEA, che sarebbe l'agenzia americana sulle droghe e sui narcotici? Come reagisce a questo tipo di notizie? Semplicemente, eccolo qua, la DEA riaprirà il suo ufficio in Uruguay, cioè riaprirà l'agenzia e la sede in Uruguay, che evidentemente era stata riaprirà, quindi evidentemente era già esistita ed era stata chiusa, e appunto l'amministrazione sulle droghe e narcotici degli Stati Uniti riaprirà prossimamente in Uruguay un ufficio, e il motivo è perché c'è un aumento notevole delle azioni di narcotraffico che si verificano all'interno del territorio uruguaiano. Naturalmente questa è la stessa notizia che ha mosso anche questi esponenti del governo uruguaiano, che vogliono invece tentare un esperimento contrario, nel senso che poi alla fine la stessa notizia è lo stesso motivo, cioè il fatto che si sono verificati fenomeni in incremento sia di narcotraffico che di violenza, che con tutto ciò che è legato poi in Uruguay. Questo ha fatto reagire due, diciamo, strutture in maniera diversa: da una parte, strutture, diciamo, due gruppi di persone in maniera diversa, da una parte coloro che reagiscono a questo dicendo è l'ora di smetterla con queste strategie proibizioniste, che non solo non servono a nulla, ma producono una serie di danni e un incremento dei fenomeni del narcotraffico e dei poteri della malavita. E un'altra invece fazione, diciamo, che reagisce dicendo che bisogna incrementare gli arresti, le operazioni di polizia, e poi naturalmente con tutto quello che c'è poi di finanziamenti
e di giro di denaro che passa dietro poi a questo tipo di operazioni. E a questo proposito c'è una notizia interessante dall'America, in cui ci dicono che un'indagine interna al Dipartimento di Giustizia sullo scandalo Fast and Furious scagiona il segretario Eric Holder, ma accusa 14 funzionari di errori, negligenza e cattiva gestione dell'operazione. Cioè, qui siamo di fronte a dei finanziamenti che sono stati dati a scopo di stroncare il narcotraffico e che poi sono serviti a tutt'altro. Infatti, l'operazione era iniziata dall'FBI durante l'amministrazione Bush e poi continuata con quell'Obama. Aveva lo scopo di identificare i leader dei cartelli dei narcos messicani all'opera in America. Per questo motivo l'FBI aveva accettato di far transitare fra Stati Uniti e Messico armi acquistate illegalmente, per poi seguire il percorso e risalire ai capi dell'organizzazione. Una strategia chiamata Gun Walking, che però ha mostrato numerose falle, visto che migliaia di armi sono scomparse senza lasciare traccia. E questa è un po' una copia, diciamo, in grande di quello che è successo con il processo a Ganser con la cocaina. E a volte scompare la cocaina, a volte scompaiono le armi, ma si parla di migliaia di armi e di quintali naturalmente di droga. A volte scompaiono dei soldi, a volte sono operazioni molto poco pulite che vengono poi fatte anche dalle banche che finanziano direttamente questi commerci illegali di armi e di droga. A far scoppiare il caso, in questo caso, non è il solo caso, ci sono stati diversi scandali. Anche quest'estate ce ne sono stati diversi proprio sulle banche americane che in qualche maniera fungevano da consapevole riciclo per il denaro del narcotraffico. A far scoppiare questo caso in particolare è stato l'omicidio dell'agente dell'FBI Brian Terry, ucciso in un'imboscata in Messico nel dicembre del 2010. Sulla scena del delitto furono ritrovate due delle armi che erano state lasciate circolare e che erano state perse. Secondo le indagini sarebbero almeno 2000 le armi fabbricate negli Stati Uniti e poi scomparse in Messico. Nel frattempo l'operazione si è conclusa nell'ottobre 2011 con numerosi arresti, ma senza arrivare ai capi dei cartelli messicani, come era l'intenzione dell'FBI. Quindi un'operazione enorme che ha comportato anche numerosi finanziamenti, che non ha portato assolutamente i risultati che voleva portare, ma anzi è servita in qualche maniera a ulteriormente incrementare il commercio di armi e quelli che sono appunto i commerci che poi fanno guadagnare soltanto le malavite organizzate e nessun altro. E questo è un po' per quello che riguarda, diciamo, la parte internazionale. Per quello che riguarda l'Europa, scendendo un po' più nel particolare, un po' più vicino a noi, ci sono, io ho scelto due notizie, ce ne sono tantissime, ne ho scelte due, tanto per darvi un po' un panorama. C'è spesso dei personaggi pubblici che si schierano a favore della legalizzazione. Quest'estate abbiamo avuto di nuovo Saviano, Roberto Saviano, di nuovo Vasco Rossi, ma anche tanti altri, Umberto Veronesi, una serie anche di procuratori, di vari personaggi di tanti settori della vita pubblica che si sono dichiarati a favore della legalizzazione, a volte di tutte le droghe o soltanto della cannabis, comunque con delle dichiarazioni abbastanza chiare. Ora, di recente è successo che Lady Gaga, che comunque è una persona che ha una serie di fan e di seguito notevole, e quindi è importante perché è un opinion leader, perché alla fine quello che lei dice viene sentito e recepito da tante persone, specialmente giovani, ha fumato marijuana sul palco e ha dichiarato: "Mi ha cambiato la vita". L'ultima delle provocazioni va in scena nella capitale mondiale della cannabis, e quindi Amsterdam, anche se su questo poi vedremo un articolo, sta un po' cambiando la situazione. A fine concerto si accende una canna e dichiara ai suoi fan: "Fumare è un'esperienza spirituale e da quando lo faccio bevo meno". DJ Aniceto, che non so nemmeno chi sia, comunque qui nell'articolo lo riporta, grida allo scandalo e squallido farsi pubblicità con la droga andrebbe punita. Non è tanto che si fa pubblicità, diciamo che ha descritto semplicemente una sua esperienza e ha anche dichiarato una verità che dall'evidenza molte volte è stata già dichiarata, molte volte si è già manifestata, cioè che molte persone hanno fatto uso di cannabis per uscire dalle dipendenze da altre droghe più pesanti, quale eroina e cocaina, ma anche l'alcol, che è una droga specialmente superiore al codice, pesante a tutti gli effetti e che può dare dipendenza, non che la debba dare per forza, però può dare dipendenza. A fine esibizione, come da tradizione nei suoi live, quando i fan le fanno omaggio di regali di ogni tipo, qualcuno dal palco le ha lanciato uno spinello. La pop star ringrazia, lo accende e dopo qualche tiro lo rimanda ai suoi fan. Un'occasione per raccontare della sua passione marijuana e di come questa le ha cambiato la vita. Per
Qui sono nel posto giusto per parlare della mia passione per la Maria, dichiara Lady Gaga, e dichiara, sottolineando appunto che da quando fuma assume meno alcol. A un certo punto si esibisce anche con l'immagine di due foglie di marijuana e insomma diciamo che ha fatto questo coming out molto chiaro su quella che è la sua posizione rispetto alla canapa, alla cannabis e all'uso di queste sostanze. Dicevo, se vedremo che in Messico, no scusate, in Olanda, ma non vi trovo l'agenzia, comunque tanto non è un'agenzia, è un articolo scritto da Laura Hart per il sito radicalparty.org, nel quale appunto si analizzava come il cambiamento del governo in Olanda, perché adesso hanno le votazioni e le elezioni, molto probabilmente cambierà anche le strategie, perché bisogna vedere un po' chi vince, naturalmente, siccome ultimamente il dibattito si è riaperto a livello olandese sul fatto dei coffee shop, sono stati chiusi almeno in alcune zone, no, purtroppo non lo ritrovo, magari lo leggeremo allora la prossima volta. Comunque appunto parlava di come le elezioni in Olanda, seconda se vincerà un governo di centrodestra o di centrosinistra, anche lì naturalmente poi il discorso è questo, se magari ci sarà una riapertura dei coffee shop che sono stati diciamo resi disponibili soltanto per il pubblico olandese residente sul territorio, o se invece al contrario ci sarà una stretta che farà chiudere anche quelli di Amsterdam, che per adesso sono rimasti aperti e stanno continuando a funzionare come era prima. Un'altra notizia sempre dall'Europa è in Inghilterra, dove Pascal Pore Drugs Live, che è un programma televisivo, assumere droga in diretta TV. Channel 4 sta trasmettendo un programma in cui si sperimenta in diretta come l'ecstasy possa essere utilizzata per il trattamento della depressione. I partecipanti assumono a loro insaputa o un placebo o vera ecstasy, e poi se ne studiano gli effetti sul cervello tramite la risonanza magnetica. La prima cavia è stato un ex deputato del Parlamento inglese, Evan Harris, poi l'attore Kate Allen, lo scrittore Lionel Shriver, e adesso è in lista un pastore anglicano, un ex soldato dei servizi speciali. E, ovviamente non si vuole far diventare il consumo di droga uno spettacolo affascinante, però fatto sta che ha un programma dedicato a far vedere in diretta. È anche interessante il fatto che non sappiano se prendono un placebo o veramente ecstasy, per cui sarà anche interessante vedere come reagiscono poi queste persone che vanno a questa trasmissione. Comunque la droga fa ampiamente spettacolo. E adesso, abbastanza velocemente, perché siamo alle 22.01 e voglio rendervi la linea entro pochi minuti per restare appunto nell'orario del palinsesto, c'è stato in Italia, abbastanza importante, direi la cosa più importante è stata questa settimana l'approvazione della terza legge sulla cannabis terapeutica nel Friuli Venezia Giulia, e poi approfondiremo anche questa notizia, la terza regione dopo Toscana e Liguria che approva una legge regionale su questo argomento, e naturalmente con tutte le polemiche. Comunque nella legge c'è anche previsto finalmente questo famoso accordo tra l'Istituto Farmaceutico Toscano e il Centro di Canapicoltura di Rovigo per la produzione di un farmaco italiano. E poi c'è stata questa uscita a Roma al Pigneto, sono stati messi una centinaia di manifesti che parlano dei prezzi della droga, no agli aumenti delle droghe, noi la crisi non la paghiamo, cioè dei manifesti di protesta contro gli aumenti nel prezzo della droga, manifesti shock al Pigneto. È divertente la notizia, perché fra l'altro parlano del fatto che immediatamente esiste una commissione di decoro, un'unità di decoro che è composta dai vigili di Roma e dall'AMA, che hanno un'unità decoro, e che è veramente una notizia che fa ridere, perché penso che chi gira per le città, per la strada di Roma, si renda conto quanto il decoro, insomma, dall'AMA e dai vigili viene curato fino a un certo punto. Io non voglio parlare male assolutamente di Roma, perché non ne ho motivo, però è veramente impressionante anche rispetto ad altre città, perché ci sono anche altre città naturalmente dove questo succede, però qui veramente lo stato delle strade, almeno per quello che io vedo specialmente nel centro storico, che alla fine poi la vetrina di Roma in qualche modo, è vero che magari le persone vengono lo stesso, però di decoro veramente ce n'è molto poco, però il decoro viene subito rispolverato e con la D maiuscola viene scritto per levare dei manifesti che protestano contro l'aumento dei prezzi della droga. E detto questo, io ho fatto i miei minuti, vi rendo la linea perché sono le 22.02 e ciao a tutti e alla prossima volta. Grazie.